Fermo. Il rispetto dei diritti delle persone, in particolare delle donne, presuppone l'esercizio della legalità. Prima di tutto da parte delle istituzioni. E legalità non è un principio formale, ma nella nostra Costituzione la legalità è lo strumento attraverso il quale si realizza la giustizia. Non è un concetto formale, non è solo l'obbedienza alla legge a prescindere dai risultati che si devono raggiungere. I risultati è appunto quello di un sistema solidale, giusto, nel quale le persone sono rispettate nei loro diritti, nella loro dignità. E presuppone però anche l'esercizio di legalità da parte della società, da parte di tutti i cittadini. C'è una certa predisposizione a misurare la legalità sulla sostenibilità che ciascuno può permettersi. È sostenibile solo quella legalità che crea le condizioni per il bene comune. D'altra parte si richiamano questi due concetti. L'esercizio della legalità crea i presupposti per il rispetto dei diritti delle persone e in quelle realtà però dove i diritti sono calpestati è anche molto difficile rispettare la legge. La mafia e tutte le mafie sono la causa principale della negazione dei diritti nel Mezzogiorno d'Italia e non solo, ma anche uno Stato che non riesce ad affrontare fino in fondo la questione lavoro, la questione diritti, l'uguaglianza in queste terre, finisce per offrire un alibi alle mafie, le quali diventano gli interlocutori principali della società e delle persone. Quindi è chiaro che oggi noi siamo qui a dire no alle mafie, ma siamo anche a dire che per dire no alle mafie non è sufficiente quella straordinari risultati raggiunti dagli strumenti repressivi di cui disponiamo, da leggi che solo l'Italia ha. È necessario che la questione del Mezzogiorno d'Italia venga posta al centro dell'azione del governo, sia la preoccupazione principale, e che ci si ricordi che il diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro sono diritti di tutti i cittadini italiani e di tutte le cittadine italiane. In particolare questo vale per le donne che continuano a pagare il prezzo più alto della crisi, che pagano il prezzo più alto della criminalità che controlla il territorio, che sono usate spesso dalle mafie, che si fanno usare, ma che sono state anche e continuano ad essere in prima fila per combattere le mafie. La partita comunque degli appalti è sempre una partita molto sensibile per chi parla di mafia, chiaramente, e quindi particolare attenzione e particolare vigilanza anche dalla nostra commissione. Ma il comune di Corleone ha una commissione di accesso nominata dalla prefettura, dal prefetto, rinnovata dall'attuale prefetto, e quindi come tale è chiaramente sotto attenzione. Aspettiamo quello che la commissione avrà da dire. E come sempre facciamo con tutti i comuni che sono in odore di mafia, noi seguiamo gli atti di chi è preposto a prendere le decisioni. Quindi questo è un dato di fatto. Invitiamo sempre le commissioni di accesso a fare un lavoro rigoroso, tanto più in un comune simbolo come quello di Corleone. Io spero che Placido Rizzotto oggi venga ricordato da tutti, perché è una di quelle persone alle quali non possiamo non fare riferimento quando parliamo di lotta alla mafia, quando parliamo di diritti, quando parliamo di lavoro. E sono contenta oggi di essere qui a Palermo e voglio dedicare questa giornata a Placido Rizzotto. La CGIL mi sembra abbia trovato e le altre associazioni abbiano trovato comunque il modo per ricordare un loro glorioso iscritto, un glorioso sindacalista,
un grande lavoratore, e il sindaco si prenderà le responsabilità della decisione che ha assunto. Dopodiché tutti coloro che comunque saranno in piazza oggi a ricordare Placido Rizzotto, al di là di chi ha organizzato le manifestazioni, compieranno il gesto giusto in memoria di questa persona, ma soprattutto per indicare a tutti noi la strada da percorrere.